Buon pomeriggio a tutti, sono le 17 di sabato 14 luglio, come al solito in un orario durante il fine settimana un pochino più comodo per evitare di interferire nel pranzo del fine settimana vostro e delle vostre famiglie. Naturalmente vi chiedo subito di condividere la diretta pigiando sulla freccetta che vedete sotto il mio viso e anche di farlo se doveste mettervi alla visione più tardi, perché naturalmente il video di questa diretta resterà sia sul mio sito ivanscalfarotto.it che su questa pagina Facebook che su YouTube, quindi facile da vedere anche se siete un pochino in ritardo. Gli argomenti del giorno sono sostanzialmente due. Uno, diciamo, principale, che è quello della nuova segreteria del PD, ma in realtà in questi momenti è venuta fuori una novità che mi sembra assolutamente degna di essere discussa e di essere raccontata. Già ieri avevamo avuto occasione di parlare delle esternazioni di Luigi Di Maio sul CETA, il ministro dello sviluppo economico e del lavoro, che aveva attaccato il trattato di libero scambio con il Canada, quello che, come sapete, elimina il 98-99% dei dazi sulle nostre merci verso il Canada, un trattato che ci ha consentito già dal suo ingresso in vigore, un ingresso provvisorio, è entrato in vigore nell'attesa delle varie ratifiche, ci ha consentito di aumentare le nostre esportazioni dell'8% verso il Canada. Oggi, tra l'altro, trovate due belle pagine sul Corriere della Sera che vi consiglio, con un'intervista a Licia Mattioli, che è la vicepresidente per l'internazionalizzazione di Confindustria, che spiega molto bene la vicenda e tutta una serie di dati che spiegano appunto che si tratta o di follia o di ignoranza. Io non riesco a trovare altre spiegazioni per questa esternazione di Di Maio, ma ciò che mi aveva colpito in particolare è che Di Maio aveva detto: se ci sarà mai un funzionario pubblico che dovesse approvare trattati di questo genere, lo licenzieremo. Che è un modo di fare assolutamente arrogante, insomma, ricorda molto Casalino che minaccia di chiusura i giornali che sono sgraditi, ricorda il sottosegretario Ferraresi che in aula del Parlamento dice ai parlamentari che saranno perseguiti penalmente per le loro opinioni. Insomma, un atteggiamento, un'arroganza, violenza in un certo senso, perché si dimenticano che stanno esercitando il potere, che quando tu eserciti il potere lo fai a nome, in nome ovviamente di tutti i cittadini, dello Stato, della Repubblica, hai un dovere anche di una certa temperanza, non so come dire, di una certa continenza, ecco, forse questa è la parola giusta. Ma d'altro canto è il governo Salvini e quindi anche i nostri amici a 5 Stelle si stanno rapidamente adeguando. E l'ultima è appunto proprio di queste ore, perché forse avrete seguito questa vicenda molto buffa da un certo punto di vista, se non fosse drammatica, che riguarda il cosiddetto decreto dignità, lo chiamo così molto a malincuore, diciamo il decreto Di Maio, il quale, come sapete, ha previsto degli irrigidimenti per la stipula e l'allungamento anche dei contratti a tempo determinato. E naturalmente nella relazione tecnica che accompagna sempre i provvedimenti, anche in questo caso il ritardo con il quale il decreto dignità è stato emanato è stato dovuto anche al fatto che non arrivavano le coperture e quindi non arrivava la relazione tecnica, la bollinatura, quindi che diciamo lo Stato negli aspetti tecnici evidentemente trovava delle cose che non andavano, perché naturalmente all'interno della Repubblica ci sono dei processi anche di controllo. Voi ricordate che Di Maio aveva proprio detto: ah, non riusciamo a far uscire il decreto perché è al controllo dei 100 organi, no? Che ci sono all'interno dello Stato. E sì, Di Maio ci sono, perché questa è una Repubblica, non è una monarchia assoluta, e quindi evidentemente le cose vanno fatte bene e lo Stato si dota di strumenti e uffici tecnici che devono valutare che le cose che tu fai stiano in piedi e che non crollino come castelli di carta. E quindi la relazione tecnica è finalmente arrivata e devo dire, il mio amico Marco Leonardi, un economista milanese, ovviamente nostro compagno di partito, ma anche consulente di Palazzo Chigi negli anni scorsi, ha scovato che nella relazione tecnica c'era scritto che con il decreto cosiddetto dignità Di Maio, diciamo il decreto Di Maio, si sarebbero persi almeno 8.000 posti di lavoro all'anno. Nel senso che, cosa dice la relazione tecnica? La relazione tecnica dice: poiché non si possono allungare i contratti più oltre 24 mesi,
e i contratti che duravano più di 24 mesi, quindi fino a 36, erano 80.000. Di questi 80.000, almeno il 10%, quindi è una stima prudenziale, almeno il 10%, 8.000 non saranno rinnovati. E quindi si è messo nero su bianco che con il decreto dignità si perdevano 8.000 posti di lavoro. Quindi si è certificato che il decreto serviva non a creare occupazione, ma a distruggere occupazione. E anzi, dice giustamente Marco Leonardi, attenzione, guardate che questa stima è una stima prudenziale, perché dice che degli 80.000 solo il 10% non sarà rinnovato, non troverà una nuova occupazione, ma magari solo il 10%, che se fosse il 50% i numeri crescerebbero moltissimo. E tra l'altro Leonardi dice un'altra cosa molto intelligente, dice guardate che ci sono, l'unico problema, non c'era solo il problema della estensione da 24 a 36, c'è anche il problema delle causali, quindi il fatto di dover inserire delle causali al secondo rinnovo, quindi quando si passa da 12 a 24, la qualcosa scoraggia gli imprenditori, i datori di lavoro da allungare da 12 a 24 perché ovviamente può provocare dei problemi anche legali, può provocare del contenzioso. Se noi seguissimo lo stesso criterio del 10%, se ne potrebbero perdere altri 14.000 di posti. Quindi non soltanto i contratti che andavano da 2 a 3, ma anche nei contratti che vanno da 1 a 2, è vero che si possono ancora allungare da 1 a 2 anni, ma con la causale. Quindi attenzione, questo potrebbe essere un altro elemento di rigidità. Comunque, fossero anche 8.000 posti di lavoro, ma fossero anche 800, il fatto che si sia fatto un decreto che distrugge posti di lavoro e che arriva in Parlamento con nero su bianco la scritta, guardate che ci saranno anche meno posti di lavoro. Anzi, voglio aggiungere un altro elemento, che poiché i contratti diventano più brevi, in caso di disoccupazione diventa anche più breve la NASPI, cioè diciamo, l'indennità di disoccupazione, mettiamola così. Perché da 16 mesi poi diventerebbe di 12, quindi non soltanto crea disoccupazione, ma fa perdere anche diritti e protezione. Ora, in tutto questo, scusate il termine casino, Di Maio fa un video dicendo che una manina, diciamo così, segreta, una manina cattiva, ha inserito questa relazione tecnica dentro la legge e che quindi c'è un complotto. Per cui lui, dopo aver minacciato ieri di licenziamento i funzionari e i dirigenti del Ministero dello Sviluppo Economico, oggi minaccia di licenziare i dirigenti del MEF, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Ragioneria Generale dello Stato. Quindi il senso è: o vi allineate a fare quello che diciamo noi, voi organi di controllo, o noi vi licenziamo. E questo dimostra, oltre a evidentemente all'incompetenza di cui siamo spettatori, ripeto, anche un'arroganza, un senso di proprietà dello Stato che va completamente al di là di quello che è il senso della democrazia. Questo va detto molto chiaramente. Il Movimento 5 Stelle è questa roba qui. Chi pensa che la Lega Nord sia la cattiva e, anzi la Lega e basta, sia la cattiva e il Movimento 5 Stelle invece siano dei fessacchiotti pronti ad appoggiarsi al primo che passa e che quindi, per esempio, il Partito Democratico avrebbe dovuto fare un accordo con il Movimento 5 Stelle, vuol dire che il Movimento 5 Stelle non ha capito, scusate, una beata cippa, una mazza, perché il Movimento 5 Stelle è fatto da questa gente qui, da gente che crede che lo Stato sia cosa propria, che crede che il Parlamento non conti niente. Il ministro Bonafede, ricordate, ne abbiamo parlato proprio ieri, l'altro ieri, il ministro Bonafede che viene in aula dopo aver risposto su Facebook come pensasse che la sovranità popolare sta sui social media, è proprio la natura eversiva. E guardate, secondo me pericolosa, almeno quanto quello della Lega, se non più pericolosa. E quelli della Lega sono, come dire, dei fascistazzi ruspanti. Quelli del Movimento 5 Stelle sono una forma di totalitarismo mutante, molto molto pericolosa. Io lo voglio chiarire, e questo mi consente di entrare nella seconda questione, cioè quella della nuova segreteria del PD. Io non sarò mai, lo dico sinceramente, e in modo molto, molto, come dire, tranquillo e fermo, non sarò mai per fare un accordo col Movimento 5 Stelle. Chi pensa che si debba dialogare col Movimento 5 Stelle perché alcuni dei nostri elettori hanno votato per loro, dimentica che si parla a tutti gli elettori. Quando si fanno le elezioni, si parla a tutti gli elettori. Dopo le elezioni, si parla tra partiti.
partiti che hanno una forza perché gliel'hanno data gli elettori, che non sono più gli ex elettori, cioè che cosa ha fatto l'elettore la volta prima, è l'elettore di quella volta lì. Per cui chi ha votato il Movimento 5 Stelle dei nostri ex elettori non è un ex elettore del PD, è un elettore di 5 Stelle. E l'elettore 5 Stelle si fa rappresentare dai deputati e dai senatori del Movimento 5 Stelle. Il nostro compito del PD è di rappresentare, di sostenere le idee di chi ha votato PD, che sono alternative a quelle del Movimento 5 Stelle. Per cui non è che mi si può chiedere: tu sei stato votato dagli elettori del PD e adesso devi rappresentare gli ex elettori del PD che sono andati con 5 Stelle. Non ha senso. Su questo, lo dico perché sarà parte della battaglia congressuale, io non farò sconti. La mia posizione, io lo voglio dire chiaramente, mi si dice spesso che sono renziano, io ammetto di avere stima e affetto personale e gratitudine per Matteo Renzi, ma non sto con Matteo Renzi perché è un amico, sto con Matteo Renzi perché le sue idee mi convincono. Quindi io sto dove stanno le idee che mi convincono, poi ci sono anche i rapporti personali, per carità, ma sono stato renziano, sono renziano perché mi convincono le idee di Matteo Renzi, e in questo congresso starò dove ci sono le idee che mi convincono, una delle quali è che il PD sta da una parte e il Movimento 5 Stelle sta da un'altra parte, perché i nostri valori, che viva Dio sono la questione, la ragione per la quale si fa politica, sono alternativi. Detto questo, io non mi sento rappresentato dalla nuova segreteria di Maurizio Martina, lo dico subito. Perché questioni come quella appunto della rappresentatività di 5 Stelle e dell'eventuale alleanza o partnership con loro ne viene fuori mescolata, è un messaggio che dalla nuova segreteria non viene fuori netto, cioè io non capisco da che parte si stia su molte questioni. E certo riconosco che ci sono delle bellissime individualità, ci sono alcune persone che sono state messe in segreteria per le quali io nutro una stima e un rispetto profondo, a partire da Teresa Bellanova, a Lia Quartapelle, a Chiara Gribaudo, a Tommaso Nannicini, a Marianna Madia. Ci sono tante persone che mi sono care e non voglio fare l'elenco perché altrimenti ne sono sicuramente dimenticata qualcuno, e già mi scuso per questo. Però il problema è... molto semplicemente, sono stato al governo per 4 anni, in 2 anni mi sono occupato di riforme con Maria Elena Boschi, 2 anni mi sono occupato di imprese con Carlo Calenda. Oggi alle riforme c'è Gianni Cuperlo, le cui idee, la cui persona, per carità, stimo moltissimo anche lui, io penso che sia un fine pensatore, godo ogni qualvolta lo sento parlare in assemblea per l'eleganza del suo eloquio, ma ricordo le posizioni di Gianni Cuperlo sulle riforme durante la campagna, diciamo così, per le riforme costituzionali, ed era sempre su un lato opposto al mio. A Gianni Cuperlo è stata data la responsabilità delle alleanze, il tema che toccavo adesso, l'alleanza col Movimento 5 Stelle. Io penso che Gianni rappresenti quell'anima del partito che pensava fosse giusto collaborare con il Movimento 5 Stelle, quindi non ci siamo assolutamente. Sulle imprese, se c'è un pezzo del partito che ha non soltanto combattuto ma boicottato l'ottimo lavoro che Carlo Calenda e il suo team, nel quale c'eravamo io, Teresa Bellanova, Antonello Giacomelli, ecco, abbiamo fatto un lavoro eccellente, io lo dico con grande sicurezza, al Ministero dello Sviluppo Economico, se c'è stato un pezzo del partito che ha boicottato e che continua a boicottare quel lavoro, è il pezzo del partito che si rifà a Michele Emiliano. Mettere Francesco Boccia, che di questo pezzo è il numero 2 sostanzialmente, alle imprese, significa per esempio dire che quando Emiliano sostiene che l'Ilva vada chiusa o vada trasformata a gas, quando peraltro sappiamo che, a parte il fatto che tecnicamente non è possibile per le dimensioni di Ilva, ma poi sappiamo anche che il gas che deve arrivare in Puglia attraverso il cosiddetto TAP è stata un'altra delle cose contro le quali Emiliano ha utilizzato tutti gli strumenti che aveva a sua disposizione, anche quelli che la correttezza avrebbe, come dire, consigliato di escludere. Mi chiedo come faccio a sostenere una segreteria che sul tema imprese, quindi il tema di cui oggi si occupa Luigi Di Maio, che ha occupato la prima metà di questa diretta Facebook, come faccia il PD a metterci la faccia di Francesco Boccia.
Io penso che qui sia stato fatto un errore per troppo amore, per troppa responsabilità da parte nostra, di noi cosiddetti renziani, perché noi siamo quelli che esercitano sempre la responsabilità. Ci siamo prestati non ad andare a un congresso subito, immediatamente, che era la soluzione giusta, ma ci siamo prestati a votare un segretario che non è il nostro, Maurizio Martina, perché pur essendo stato il vice segretario di Renzi, da quando è diventato reggente ha preso delle posizioni che sono, lo dico, non compatibili, diciamo, con le mie. Io ricordo che mentre eravamo in una riunione a Roma proprio a discutere delle elezioni di Martina, Martina invitava Bersani alle feste dell'Unità, e non so più di questo che cosa posso dire. Quindi un segretario che non è il nostro, un segretario che però non è neanche dell'altra parte del partito, perché da quello che capisco il candidato è Zingaretti, non è Martina, quindi doveva essere una segreteria, diciamo così, unitaria, ma di transizione, e che tenesse conto di questa sua natura. Quindi, non avendo una linea politica chiara, e non avendo una parte politica a darti la sua fiducia, e quindi sei lì perché, diciamo, sei il non candidato di tutti, in un certo senso, quindi non scontenti nessuno. Poi, se all'interno della segreteria, ripeto, di imprese si occupa Boccia e di alleanze si occupa Cuperlo, io penso che invece una linea politica venga fuori, e che sia una linea politica che, sulla quale, io lo dico sinceramente, non mi ritrovo, e che mi fa sentire, con questa segreteria al Nazareno, all'opposizione, in minoranza. E quindi una sensazione stranissima, perché ho vinto l'ultimo congresso e mi trovo improvvisamente in minoranza, senza che un altro congresso mi ci abbia mandato. Sono andato in minoranza perché ci sono state delle nomine fatte, comunicate ieri sera a sorpresa, che mi hanno spostato dalla posizione che avevo, diciamo, tenuto, avendo fatto un congresso e avendolo vinto con Matteo Renzi, a una posizione di minoranza, perché la linea politica che viene espressa è una linea politica netta, opposta alla mia, ma non legittimata da nessun congresso. Penso che sia un errore. Penso a questo punto che, visto che il congresso non si può convocare perché non l'abbiamo fatto la scorsa assemblea, io mi auguro che il congresso arrivi presto, che questi mesi passino, e che senza indugio il congresso poi sia convocato a ottobre, quando deve essere convocato, ma senza altri ritardi. E chiedo naturalmente anche a Matteo Renzi e alle persone che si sono riconosciute in lui di individuare una leadership, perché è chiaro che Zingaretti in questo momento è in campo con una proposta. Chi invece si è riconosciuto in una piattaforma riformista, perché poi il punto sono le idee, in questo momento non ha, diciamo, una leadership riconoscibile. Io penso che quindi chi ha lavorato con Matteo, a partire da lui e tutti insieme, debba presto avere una leadership, perché poi noi si possa avere una mozione congressuale che possa mettere insieme le nostre idee, che sono, secondo me, idee forti, importanti. Rappresentiamo un filone politico e culturale di questo paese che è meritevole di rappresentanza, e anche di giocarsi le sue carte al congresso, perché io penso che quel congresso, quando lo facciamo, lo vinciamo. Io mi fermo qui, scusatemi se sono meno, diciamo, olimpico del solito, ma come capite si tratta di questioni. Le due questioni che abbiamo trattato sono state piuttosto importanti e mi hanno un po' toccato. Io vi ricordo sempre di condividere questo video, che resta sul sito ivanscalfarotto.it, su YouTube e su Facebook, e vi do appuntamento domani che è domenica, nuovamente alle 17, sempre per non disturbare il pranzo con le vostre famiglie, che saluto insieme a voi. Ciao!